Si è svolta venerdì scorso la quarta edizione della Stra Viterbo, evento organizzato dalla Scuola Sottufficiali dell'Esercito, con il patrocinio della provincia e del comune di Viterbo. Il ricavato della manifestazione è stato destinato all'associazione Beatrice Onlus, da numerosi anni impegnata nella lotta al tumore al seno. La gara agonistica ha visto la partecipazione di circa 400 atleti iscritti. La vittoria è andata al marocchino Tariq Manaki con il tempo di 25 minuti e 16 secondi, sul connazionale El Mostafa Rashid con 25 minuti e 21 secondi. Il terzo posto è andato al grossetano Carmine Buccilli con 25 minuti e 35 secondi. Tra le donne a conquistare il posto più in alto sul podio la civitavecchiese Lorella Pagliacci con il tempo di 30 minuti e 34 secondi. Al secondo posto Sonia Narongiu con 30 minuti e 50 secondi e a seguire la ternana Ivana Bizzarri con 31 minuti e 47 secondi. Quarta edizione della Stra Viterbo. Maresciallo Concordia, com'è andata quest'anno rispetto agli anni precedenti? Beh, quest'anno siamo contentissimi del risultato in quanto ci hanno detto battuto ogni record, già nelle preiscrizioni erano quasi 350 iscritti. Siamo naturalmente contentissimi di questo risultato e tra l'altro la Stra Viterbo è il primo dei nostri eventi di fine corso con i quali salutiamo la città di Viterbo dopo 3 anni di corso e che si concluderanno con un triangolare di solidarietà presso lo stadio comunale il 1° luglio alle ore 17:30, quindi vi aspettiamo lì.